Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, questa è la faccia di un post matrimonio. Allora, sono le 15:30. Tra poco raggiungerò una persona che ha comprato tramite Vinted lo zaino di Pietrinea dello scorso anno dei Me contro te e dato che abita qua vicino. Abbiamo deciso di incontrarci e di lasciare direttamente lo zaino. Allora, matrimonio bellissimo, bello, bello, bello. Ci siamo divertiti tantissimo, ma a mezzanotte circa, io e Pietronia e Pierandrea siamo venuti via perché Pietronia dormiva sui tavoli. Allora, questa mattina ho fatto un po' di cose in casa, ho passato la Tineco, poi sono stata al telefono tantissimo con un'amica virtuale, e ho passato la Tineco, ho dato una sistemata, adesso appunto mi vestirò e andrò a consegnare questo pacco, mi accompagna Mauro, mio cognato, volevo ringraziarvi, sto rispondendo piano piano a tutti i messaggi, grazie per la pazienza che avete nell'attendere le risposte. Entro questa sera risponderò a tutti qua su YouTube perché siete tantissimi. Grazie, grazie, grazie per la comprensione, ma volevo chiarire a tutte le persone che a tutte pochissime, due, forse tre, mi hanno scritto: dovete chiudere un occhio, passate oltre. È vero, però nella vita io insegno a mio figlio che se subisce attacchi sottobanco, per dire anche a scuola, attacchi sottobanco, lo deve comunicare, lo deve dire, lo deve gridare al mondo, perché questa cosa dello stare zitti per essere superiori ha portato anche, mi dispiace fare il paragone perché non c'entra niente, quindi non colleghiamo questo paragone, è solo per far capire. Ha obbligato tante persone che magari subiscono anche violenza psicologica all'interno delle proprie case a stare zitti e a chiudersi in se stesso. No, qualsiasi tipo di violenza psicologica, che sia in casa, che sia a scuola, che sia per strada, che sia nei confronti di un bambino, nei confronti di un adulto, nei confronti di una donna, a voce va denunciato. Quindi il fatto che voi diciate: queste cose risultano noiose per chi vi guarda, non so cosa dire. Io se vado in un bar a prendermi un caffè e una mia amica piange, si sfoga perché ha una situazione magari così, non sui social, nella vita o altro, io non le dico sono a bermi il caffè, un momento di spensieratezza, per favore non parlare di queste cose. La vita è questa. Ci sono le cose belle, ci sono le cose brutte. E sinceramente, dato che qua parliamo di community, di vita reale, di amicizia virtuale, e poi uno subisce degli attacchi, subisce dello stalking, tra virgolette, passatemi il termine, e deve stare zitto e non parlarne con le amiche virtuali. Perché? Comunque, vado a vestirmi perché sennò rischio di fare tardi, anche perché questa persona mi aspetta alle 4. Poi questa sera qua da noi ci sarà aperto per cultura, nel senso che è la città rimane aperta, ci sono ristoranti che aprono all'interno dei cortili, una cosa molto 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 bella, e quindi faremo due passi lì con degli amici e basta, anche perché di andare chissà dove, no, non ne voglio, sono proprio tanto stanca dal matrimonio, che tra l'altro chi è su Instagram, qualche foto, qualche storia ha potuto vederlo, un matrimonio meraviglioso di due ragazzi che si amano tantissimo, giovani, ma è bellissimo vedere ancora uomini così, ragazzi, giovani così. Proprio bello, un bellissimo matrimonio e sono tanto tanto orgogliosa della mia cuginetta. Allora, nulla, vado a vestirmi. Allora, ecco qua lo zaino. Non sapete quanto mi dispiace dar via questo zaino. Mi dispiace tantissimo, però tanto Pietrinea mi ha detto che non lo userà più perché mi ha detto ormai sono grande, non lo userà più e quindi per tenerlo nell'armadio e prendere polvere, che tanto non lo riutilizzerà più,
più anche per dire per andare in spiaggia, quindi preferisco darlo a qualcuno che sicuramente lo userà. Allora, adesso scendo, vado a recuperare Mauro perché non mi va di andare da sola e poi ci vediamo dopo. Per la prima volta in tutta l'estate ho acceso l'asciugatrice perché fuori questa mattina c'era un tempo grigissimo, era veramente brutto e per paura poi della pioggia ho preferito attaccare l'asciugatrice che ahimè al giorno d'oggi sarebbe meglio non attaccare a causa delle bollette alle stelle, ma avevo un po' di roba da asciugare, quindi niente, ormai tanto è quasi terminato il ciclo, perché se no l'avrei tranquillamente stesa fuori, perché poi è spuntato il sole, ma tanto adesso dovrò poi lavare le lenzuola che ho tolto oggi, convinta fosse domenica, perché oggi è sabato, ma essendo che ieri siamo andati ad un matrimonio, di solito i matrimoni si vanno nel weekend, non lo so, oggi mi sono svegliata con l'idea della domenica, ho tolto le lenzuola e le ho lavate, pazienza. Allora vado a mettermi le scarpe e raggiungo questa persona per lasciargli lo zaino. Allora, mi sono appena lavata i capelli perché ieri ho messo quintalate di lacca proprio per far rimanere i boccoli, per farli durare poi tutta la serata, ma questa sera ho deciso di, per cambiare un po', di farli lisci. Allora, io come potete vedere ho già un capello liscissimo, quindi non è che io debba passare la piastra tantissimo, però con la piastra do al capello la forma giusta, perché essendo corti, soprattutto dietro, devo per forza dargli la forma, se no vanno un po' da tutte le parti. Adesso ve li faccio vedere, eh? Allora, ecco dietro come sono. Ho queste punte che se non le giro tendono a stare un po' per aria, però il taglio, ragazze, è comodo perché una volta lavato si mette praticamente in piega da solo e devo dire che non mi sto trovando affatto male con gli shampoo, quelli che con lo shampoo, il balsamo, quello che vi ho fatto vedere a Loano, preso da Esselunga della Equilibria, sono fantastici, lasciano i capelli, sia lo shampoo che il balsamo, li lasciano davvero morbidissimi e quindi sicuramente li ricomprerò. Adesso sistemo il bagno perché ho un caos pazzesco, devo ancora mettere a posto tutti gli asciugamani di sopra che ho tirato fuori dall'asciugatrice, l'ho buttati così perché non avevo tempo di metterli a posto. Adesso invece mi dedico a quello e poi dopo al trucco. Allora, questa sera appunto andremo in città a cena, ma prima incontreremo un'altra ragazza che fa video che sicuramente conoscete tutti. Non vedo l'ora, Fede, quando oggi mi ha dato questa notizia mi ha resa davvero felicissima, perché poi è bello creare un rapporto di fiducia, propositivo con anche
altre youtuber e fortunatamente c'è anche questa parte bella. Allora, adesso nulla, sistemo il bagno e poi vado giù a truccarmi e lo faccio insieme a voi. Allora, sono stata in settimana da Douglas e la ragazza che ormai conosco da un po' di tempo mi ha regalato questo nuovo fondotinta di Lancôme, ma aspetto a provarlo perché avendo ancora un po' di abbronzatura sotto e facendo ancora un pochino di caldo, preferisco non mettere ancora il fondotinta e metto il mio bronzer solito di Milk Makeup. Per le nuove iscritte, ve lo faccio vedere, è un bronzer in stick, in crema. Questa è una taglia piccola, è comodissimo perché a parte che si stende proprio bene 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 e poi l'effetto è bello e a me piace un sacco, quindi d'estate utilizzo solo quello e di giorno invece la crema solare protezione 50 colorata. La sera invece non ce n'è bisogno e quindi utilizzo questo bronzer veramente veramente favoloso che lascia comunque un colorito, guardate, bello bello bello. Ok, ne metto magari ancora un pochino qua. Poco poco, non vedo l'ora che arrivi la stagione più fredda perché io adoro i fondotinta. Quest'anno ho deciso che voglio prendermi un fondotinta come si deve. Ne voglio provare un po'. Allora, qua ho la borsa di Douglas che mi sono portata ieri al matrimonio, tenuta in macchina per i ritocchi, che per me non ce n'è stato bisogno. Allora, il mio solito correttore di Maybelline, leggermente illuminante, comodissimo. E anche l'effetto è molto bello. Io lo stendo con le mani per velocizzarmi, ma potete tranquillamente stenderlo con un pennellino, un po' qua sul naso, sull'arco di Cupido e via. E passo ancora un po' di pennello giusto da mascherare il bianchiccio del copriocchiali. Poi blush sempre in crema, questo è finito. Lo utilizzo ancora perché ce n'è parecchio dentro. Lo utilizzo quando sono un pochino più tranquilla. Adesso invece sta per arrivare Fede Mauro e quindi devo velocizzarmi. Piero Andrea è al lavoro e ne ha ancora per un po'. Con i suoi pomodori. Ok, poi mascara, niente ombretto stasera, rimetto un po' di matita sotto. Mascara solito di Maybelline che sta per finire, devo assolutamente andare a ricomprare. Allora, scusate, ma ho bisogno dello specchio. Ok, la matita, sì, ce l'ho qua. Questa è una matita di Kiko marrone, la numero 13. Un po' di matitina così. Ok, ho
trovato questa che è molto bella, io non metto matite nere, e ho trovato questa marrone che mi piace un sacco. E come rossetto, non va, non metto il rossetto perché non mi va. L'ho messo la matita là. Metto questa matita di Smashbox presa da Douglas, marrone. È un marrone nude, quindi rimane proprio leggera, leggera. Coloro un pochino dentro. Ok, e per fissarla un pochino passo un po' del bronzer di Milk. Ok. Ok, e un po' di illuminante sul naso. Qui. Ok, e un po' qui. Ok. Ecco fatto il mio, anzi no, questa sera andrò a mettere questo campioncino di profumo Prada, buonissimo, che mi hanno sempre regalato da Douglas. Io abbondo sempre col profumo. Allora, adesso sta per arrivare Fede, quindi vado a lavare e vestire Pietro e Nea alla velocità della luce. Allora, oggi pomeriggio ho portato ad un bimbo, insieme ai suoi genitori, lo zaino dei Me Contro Te, di Pietro e Nea dello scorso anno. L'ho messo in vendita su Vinted, questa famiglia mi ha contattata e dato che è qua nella zona, mi ha detto di vederci per poterglielo dare personalmente. Ed è stato bellissimo perché è venuto anche il bimbo e mi ha fatto una grande tenerezza. Era felicissimo di questo zaino, l'ha voluto indossare, continuava a ringraziarmi, che se avessi saputo avrei portato Pietro e Nea, continuava a ringraziarmi con questi occhioni, grazie, 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 l'ha indossato e mi ha fatto veramente una grande tenerezza. Perché mi rendo conto che ci sono magari bimbi un po' meno fortunati e di fronte a uno zaino si rallegrano e la vedono come una cosa bellissima. Mi spiace per l'astuccio, perché la mamma mi ha detto non siamo riusciti a trovare l'astuccio perché l'avevamo visti su Vinted ma costavano parecchio, e gli ho detto ma se volete ci possiamo vedere, io ce l'ho l'astuccio, ma no, ormai l'abbiamo comprato, ma spero adesso tramite Vinted di poterli contattare di nuovo perché ho piacere di regalargli l'astuccio, anche se l'hanno già comprato, non di Me Contro Te, ho piacere di regalargli questo astuccio che a lui sicuramente piacerà tanto, quindi spero di riuscirli a contattare. Comunque, io chiudo questo video, stasera spero di riuscire a filmarvi qualcosa, prima di chiudere vi faccio vedere l'outfit, stasera ci sarà tantissima gente, spero appunto di poter registrare, se no preferisco fare dei video un pochino più brevi, ma tenervi un pochino di più compagnia, anche perché poi la prossima settimana inizio a lavorare
E nulla, oggi indosso questi pantaloni di Zara, questa camicia di una collezione vecchissima di Mango e gli stivali, questi in gomma con la suola un pochino alta, color crema. Allora, io con questo video vi saluto, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo. Allora, siamo in centro città, abbiamo appena visto la Ste, abbiamo preso l'aperitivo, siamo state proprio bene insieme, abbiamo passato giusto un quarto d'ora, ma ci siamo promesse assolutamente una cena tra donne al più presto. Allora, stiamo raggiungendo i nostri amici e la batteria si sta scaricando, spero comunque di riuscire a filmarvi la città perché stasera è veramente bella.